questo archivio è che non ci sono soltanto le foto, ma c'è tutto il processo, cioè come archiviavano le foto, con quali didascalie le offrivano ai giornali, c'è soprattutto, come dire, anche il tipo lavoro manuale di come veniva tagliata una foto, insomma c'è l'oggetto in sé, ma la cosa forse più interessante è che c'è tutto il processo che porta l'oggetto in sé.